Bentornati amici della Non Sono Libri, buona domenica, come di consueto. Allora, premessa, qualche giorno fa qualcuno di voi mi ha chiesto: ma avevi detto che tornavi a fare le ricette, avevi detto presto. Quest'estate mi impegno e vi faccio due ricette incredibili, veramente meravigliose, di fusion, con i prodotti che potete trovare anche naturalmente nella vostra amichevole fumetteria di quartiere oppure da qualche altra parte. In ogni caso, comunque sia, veramente ve lo giuro, in qualche modo, visto che non in tanti ma qualcuno me lo chiede, mi piace soddisfare le vostre richieste. Oggi però siamo qui per il consueto unboxing di un prodotto, ragazzi miei, meraviglioso. Good Smile già qualche tempo fa aveva iniziato insomma a fare qualche cosa di legato al mondo robotico, non solo modellini, legato al mondo di Gonagai, Mazin Kaiser, e aveva già presentato sui suoi social eccetera eccetera che sarebbe arrivato nei negozi anche un'altra visione o versione del Mazin Kaiser, quella diciamo che a me personalmente ha fatto impazzire in assoluto, che è voilà questa Mazin Kaiser Ahou Mazin Set di Agane Works, come dicevamo Good Smile. Sono dei prodotti plastica e metallo, ripeto, qui sul canale avete già visto la produzione precedente che abbiamo in alto là, ancora un pezzo, ma vabbè, comunque sia lo potete recuperare, guardate, vi metto qui il link, eccolo qua, ok, lo potete recuperare nel nostro canale per andare a vedere e naturalmente fare magari insomma un po' un confronto vostro personale delle due produzioni che sono, ve lo dico subito perché io questo qua appena è arrivato me lo sono portato a casa, ok, e l'ho riportato qua per farvelo vedere, quindi beh, un unboxing un po' finto, è vero, mi scuserete, ma credetemi, è eccezionale questo prodotto, è qualcosa di incredibile. Ma bando alle ciance, naturalmente andiamo subito a vederlo, no? Sigla! Voilà ragazzi miei, eccolo qua, Mazin Kaiser Agane Works Good Smile Ahou Mazin Kaiser nella Mazin Set, naturalmente, perché troviamo dentro veramente tanto. Già solo la scatola esplicativa di quello che troveremo dentro, una versione, una variant tra virgolette del mito di Mazin Kaiser, però rivisitato e corretto da Agane Works per quel che concerne il, una sorta di visione appunto di questo samurai, in realtà questo shogun del medioevo giapponese. Veramente bello questo mix così tamarro ma esaltante tra questi due mondi, no? Il futuribile e il passato di questo paese incredibile che è appunto il Sole Levante, il Giappone. La scatola si compone così, qui vi fa vedere come sempre alcune altre rappresentazioni, scusatemi lo sbrilluccichio, ma la scatola è veramente molto lucida, qui credo che sia o Mazin Kaiser o A o quello che volete voi, qui ancora meglio ci fa vedere tutte le varie posizioni, possibilità che noi possiamo ricreare all'interno di una nostra vetrina in casa nostra, anche solo tirando fuori il materiale che troviamo nella scatola, qui altre cose, Cosmic Group e via dicendo, qui uguale identico, quindi nulla di. Andiamo ad aprire la scatola, mi avvantaggio fuori dalla scenografia, scusatemi, sono stanchissimo, dalla camera, voilà. Allora, ecco qui il classico foglietto esplicativo dove non si sprecano neanche più a fare magari un bel manualettino, ma anche di poche pagine, però con una bella copertina, con magari delle foto patinate e via dicendo, no, ormai nulla di che. Come al solito tantissimi accessori, come vi dicevo, due livelli come potete vedere, la prima con il nostro Mazin Kaiser e tutte le parti dell'armatura, più questo questa mitragliatrice, ha un nome particolare ma non mi ricordo, i vari jet pilder in questo caso, e vabbè, vari altri accessori. Qui abbiamo il paravento, ok, eccolo qua, non lo apriremo ragazzi miei, naturalmente diciamo che io vi faccio vedere il robot come sempre, quello che c'è all'interno. Poi come potete vedere la katana con
la possibilità anche di inserire quest'altra parte per farla diventare ancora più gigantesca, i foderi e le altre due katane più piccole, vari set di mani e altri sicuramente appoggi. Andiamo naturalmente a tirar fuori il nostro Mazinkaiser, come sempre qualche, e voilà, eccolo qui. Mamma mia, freddo, quindi il metallo c'è. Check. Sentite? Allora, sentiamo se come nella produzione precedente, dove avevamo le ali eccetera eccetera, abbiamo la stessa identica qualità. E fondamentalmente sì, ragazzi miei, guardate, guardate, guardate che roba. Con la piega qui, guardate, per migliorare ancora di più naturalmente l'estensione, in realtà la chiusura tra virgolette della gamba, per poterlo mettere, vedete, in posizione ancora più plastica, ancora più particolari. Non ci sono sulle mani, ne abbiamo vari set, dovrebbero essere tre in tutto, che ci permettono o di tenere la spada o naturalmente di magari appoggiarlo solo ed esclusivamente, come abbiamo visto, nella scatola. E non abbiamo neanche in questo caso, vedete, quel paraventi, paramenti, scusatemi, laterali eccetera, per andare appunto a ricreare proprio quell'esperienza da shogun giapponese. E guardate, allora vediamo se riesco, ecco qua, guardate il viso, poi adesso ve lo allargo, guardate che meraviglia. La testa ha una inclinabilità limitata, ma non limitata perché in realtà c'è un limite nelle articolazioni, che sono veramente tante, anche qui, un po' come i Revoltech di una volta o come ultimamente abbiamo visto le SH Figuarts, eccetera. Ma perché naturalmente ci sono, vabbè, la parte davanti con il simbolo mitico del Mazinkaiser che si... non si illumina in questo caso, ma come se, no? Vedete la plastica in trasparenza, eccetera, eccetera. Nella parte laterale vediamo la schiena che ha dei punti di attacco per altri accessori, le spade o i foderi delle spade e quant'altro. Come potete vedere, anche l'avambraccio e, opla, sono uscito, scusatemi, di scena, il braccio, insomma, ha vari tipi di articolazioni. Notate come nel robotico, poi queste catene, guardate che roba. Mamma mia, ragazzi. Vedete come nel robotico la presenza di articolazioni, quindi di punti in vista, non dia fastidio? Perché è un robot. Cioè, sappiamo che è così un robot, avete capito? Comunque sì, anche il piede molto 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 bello, le colorazioni veramente particolari. Alcune, secondo me, rifiniture della plastica sembrano, fanno un pochino storcere il naso, perché sembrano non di qualità. In realtà credo che sia volontà di Good Smile di richiamare questo tipo di senso, tra virgolette, di colorazione, ok? Perché vogliono proprio portare un po' indietro il modello, mettiamola così, nel tempo. Però veramente, ragazzi, bellissimo, cioè plastica e metallo di cui non vi accorgete dov'è la plastica e dov'è il metallo, quasi, quasi tutto sembra di metallo, a parte questa parte qui che è molto leggera, però per il resto siamo veramente in un top. Per un prezzo che varia dalle 250 alle 300, io vi dico assolutamente che, guardate anche, cioè questa, guardate, cioè c'è una piccolissima articolazione qui sull'avambraccio verso il polso e naturalmente la mano, per ancora di più estremizzare il dinamismo nella sua staticità nel momento in cui lo andrete a posizionare. Veramente bello. Ottimi gli altri accessori, lo andiamo a rimettere un attimino qui, ok? Come ben sapete sono unboxing limitati, non vi tiro fuori tutto. Cioè, anche perché se no non vi do la possibilità, se nel caso lo comprerete, di così emozionarvi anche voi. Tutti i punti che vedete qui sono per mettere naturalmente questi, come vi dicevo prima, paramenti eccetera, per andare a costruire quello che è
il bellissimo costume che deve farci pensare a lui come lo shogun per eccellenza. Guardate che bella anche questa mitragliatrice. Per quelli che sanno come si chiama, scrivetelo nei commenti. Io non lo so, non mi ricordo come si chiama. Questo modello ci sono, venivano utilizzate, forse nella guerra del Vietnam. Mamma mia, che roba. Bello, bello, bello. Vedete che anche qui c'è un piccolissimo movimento. Questa sorta appunto di tavolino dove appoggiare altre cose. Ma guardate anche che bello il jet pilder, se riesco a farlo stare su. Qua sarà difficile farvelo vedere da vicino. Noi naturalmente ci proveremo allargando, spero che così, perché non riesco a vedere se è a fuoco, ma vabbè. Veramente tanti piccoli particolari per una produzione incredibile. Guardate, ero già rimasto piacevolmente sorpreso dalla precedente, anche se avevo trovato alcune pecche, ma erano tra i primi modelli di questo livello di qualità da parte di Gusmail, che si era appunto gettata a capofitto nel mondo del modellismo robotico, non solo naturalmente in scatola di montaggio, dove ne ha già fatti parecchi veramente belli. Tra l'altro da poco ha iniziato a produrre anche i Patlabor, che sono arrivati anche da noi. Capolavoro Patlabor, ragazzi, magari lo ristampassero, il fumetto meraviglioso. E per il resto nient'altro, dai, andiamo alle conclusioni. Il modello è questo, molto particolare, molto bello, ma naturalmente niente di... Sapete che cosa? Sapevo già che sarebbe stato veramente incredibile. Uno, perché avevo già aperto il mio, che vabbè, questo l'ho riportato, e due, perché so di potermi fidare della mitica Good Smile. Tutto qua, ma veramente, veramente, veramente top. Ci vediamo dopo per i saluti e poi sicuramente in un altro unboxing domenica prossima. Ciao, a dopo! Allora, ragazzi miei, cosa ne pensate? Credo siate d'accordo con me. A parte, proprio se vogliamo fare, proprio trovare il pelo nell'uovo, una discrepanza secondo me nelle colorazioni di alcune plastiche, che sembrano essere meno premium di quello che sono, ma credetemi, una volta che lo toccherete avrete già valutato che non è così. Però purtroppo la colorazione un po' porta questa visione assolutamente non veritiera, ok? Però vabbè. Comunque sia, bomba, ragazzi miei, veramente, veramente, veramente bello. Bello in tutte le sue particolarità, bello il viso che riporta le maschere, naturalmente, dei mitici samurai, delle armature che soprattutto avevano gli shogun e via dicendo, questa mitragliatrice e questa katana incredibile, questa altra spada gigantesca, la classica, si chiamano squartacavalli, eccetera, eccetera, ma vabbè. Insomma, una miriade di, il trono, il paravento dietro, insomma, una miriade di oggetti particolari per poterlo esporre in maniera... E poi è bella, a me, non lo so, era capitato anche con una linea di Gundam, ok? Il fatto di mettere questa parte del design, tra virgolette, antico, medievale, giapponese, insieme a qualcosa di assolutamente futuristico, come un robot, in questo caso il Mazin Kaiser, che si presta ancora di più rispetto a tanti altri, secondo me al pari del Gundam, perché poi vabbè, sapete che il Gundam, la faccia, il viso dei Mobile Suit è naturalmente derivato dalle maschere, appunto, delle armature giapponesi, diciamo, insomma, di quel periodo particolare. Comunque sia, ragazzi miei, veramente bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Il prezzo, come ve l'ho detto, siamo tra le 250 e le 300, è comunque un prodotto in metallo plastica, molto particolare. Good Smile non è poco cara, insomma, lo è, però secondo me qui il prezzo siamo più o meno a un giusto compromesso per la qualità e tutto quello che è. Per il resto, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, boom, iscrivetevi a questo canale, mettete un bel mi piace, attivate la campanella, condividete per far sì che tante altre persone arrivino sul nostro canale, così da diventare una straordinaria, in qualche modo,
uno straordinario gruppo di appassionati tutti insieme che possono dire la loro liberamente. Qui sotto nei commenti potete scrivere quello che volete, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, ho preferito quello, ho preferito quell'altro, insomma mi piacerebbe interagiste un pochino di più. Ci trovate naturalmente, voilà, su tutti i social qui sotto elencati in descrizione, e per il resto bomba ragazzi, io vado a casa che sono stanchissimo ma contentissimo di avervi potuto presentare questa straordinaria meraviglia, insomma, in plastica e metallo. Un abbraccio virtuale, ancora buona domenica, e ci vediamo su tutti i social e per tutti gli appuntamenti, anche sul canale YouTube e naturalmente sul canale Twitch. Ciao!